riesco a capire perché senza barba abbia questa faccia da deficiente e perché abbia questa voce che sembra un transessuale, ma in realtà sono solamente malato. Sono tornato dalle ferie in cui ho addirittura perso il cellulare, mi è stato rubato insieme a tanti altri effetti personali, ma siamo tornati finalmente qui con un nuovo episodio della Carriera Allenatore con la Juventus. Mi tocca registrare anche con la febbre, guardate cosa non faccio per voi. Ed è per questo che vi chiedo di raggiungere immediatamente i 5.000 like per un nuovo episodio il prima possibile. Tra l'altro sono malato e quindi le mie esultanze saranno un pochino più contenute rispetto al solito, credo. Oggi torniamo in Champions League contro il Villarreal e tre punti sarebbero essenziali per allungare tantissimo sugli spagnoli. La formazione titolare è pronta: Piazza, Ronaldo, Cuadrado, Dybala. Mamma mia, che attacco! Champions Cup, Juventus, Villarreal, Italia verso Spagna. E speriamo che non finisca come l'ultima volta che la Juventus ha portato una spagnola. Eccolo qua, il mio Paulino, col 10 sulle spalle, che ancora mi deve una maglia Dybala 10. Il direttore di gara è bruttissimo, non l'ho mai visto. Attenzione, recupera tutto Jimenez, un giocatore che mi sta piacendo sempre di più. E poi vuole impostare dentro per Dybala, un gran passaggio filtrante. Dybala aspetta Cuadrado, poi gliela serve. Ancora Cuadrado, in aria, la mette dietro. A rimorchio dove arriva Nainggolan, di prima il fucilata di Nainggolan. Che gol immediatamente! Alla prima azione utile, senza morire Luca, senza morire, ma Nainggolan ha fatto un gol incredibilmente bello. Guardate Cuadrado, sulla fascia la mette dietro Nainggolan di prima, di mancino, la mette sotto l'incrocio dei pali, sotto la curva sud della Juventus, che impazzisce di gioia. La Juventus è subito avanti, dopo 3-4 minuti del primo tempo, e festeggiano insieme i due, Cuadrado Nainggolan, che accoppiata incredibile. Dio, fammi finire la partita, ti prego. Attenzione, Dybala, ancora dentro per Cuadrado, che sta veramente facendo un inizio di stagione strepitoso. Non pensavo che Cuadrado potesse essere così importante, anche se la Samp, io l'avevo già allenato. Ancora Nainggolan, ancora da fuori il palo di Raja. Alexandro, ancora per Raja, che vorrò prendere a tutti i costi al fantacalcio a questo punto. Dentro così per Dybala, che vuole andare. Piazza, ancora Piazza, palla tra i piedi, dentro per Ronaldo che si appoggia a Cuadrado, fuori ancora da Vidal, attenzione perché Cuadrado si ributta dentro, lo spazio è tutto suo, la mette giù Cuadrado e poi fuori da Bellerin, ancora dietro a Vidal, Vidal va da Dybala, Dybala si gira, va sul mancino e in aria Dybala non riesce a tirare. Vidal, attenzione perché Ronaldo e Dybala si buttano dentro, Ronaldo è partito, non lo seguono, Ronaldo in area da solo, CR7! E c'è anche il gol di Ronaldo, ma se non lo marcano, se non marcano il fenomeno portoghese, allora dove vogliono andare? Questo è il più forte di tutti e Arturo Vidal gli ha dato una palla che sembrava Andrea Pirlo, ha imparato da Pirlo, ha imparato da Xabi Alonso e adesso è tutto suo il momento, ma Ronaldo è un cecchino infallibile, anche usato come centravanti puro. In questo episodio me lo sento, ci lascio le penne. 2-0, prima Nainggolan e poi quest'uomo qua, questo signore, il primo gol in Champions League con la maglia della Juventus. Dybala, riparte ancora una volta Cuadrado, la palla è interessante, molto bella. Cuadrado, Cuadrado sull'esterno di destra, provano a marcarlo, questa volta gliela toccano il pallone. E poi Cuadrado va da Dybala, Dybala di prima, riesce ad andare da Vidal, Vidal ancora una volta dietro la piazza, si appoggia a Nainggolan, ormai questo è diventato uno schema classico. Dybala, ancora dentro per Vidal, e poi dietro a Bellerin, Bellerin va da Cuadrado, l'azione è insistita, la Juventus vuole andare fino in fondo. Ancora Cuadrado, si può appoggiare a Bellerin, che si è liberato, Bellerin può mettere il cross, la palla che gli rimpalla addosso. Può ripartire in contropiede il Villarreal, molto pericoloso. Alexandro deve coprire in qualche modo, attenzione perché c'è la sovra posizione di Costa, dentro per Bakambu, ancora lui, Bakambu, ci prova a dribblare, la mette in mezzo, ma Giorgio Chiellini dice di no, e poi Nainggolan. Paolo Dybala, attenzione, ancora lì, e se una volta si butta dentro Nainggolan, anzi no, era Vidal, ma l'hanno seguito, non come in occasione di Ronaldo. Nainggolan, dentro così per Dybala, la palla è sporcata, attenzione perché Ronaldo si libera, in qualche modo, CR7, CR7, e c'è la doppietta, il secondo gol in Champions League con la maglia della Juve, e questa volta si giocano l'assist e il gol, le nostre due punte, e quando succedono queste cose sono l'uomo più contento del mondo, perché Dybala e Ronaldo insieme sono una coppia strepitosa, mamma mia. Non so cosa darei per vederli nella realtà, nella mia Juventus, possibilmente non a Real Madrid. Doppietta di Cristiano Ronaldo, il portoghese, che è venuto qua proprio per vincere questa coppa, per farcela vincere ancora una volta, perché quest'anno dobbiamo fare il triplete. Attenzione, Soldado da centravanti, prova a dribblare, Soldado ce la fa e poi la mette dentro per Bakambu, un'altra missile fucilata. Attenzione perché Ronaldo la chiama dopo Aubameyang, Aubameyang lo serve, Ronaldo nel ruolo che era di piazza, ancora CR7, va a cercare il terzo gol, invece prende un fallo al limite dell'area. Ronaldo in posizione per la battuta ma non può mai fare gol da lì, allora prova a metterla dentro, così per Aubameyang, la palla che arriva, Aubameyang di mancino alto.
Aubameyang, ancora, dentro così, per Super Mario Mandzukic che può andare all'avventura. Mandzukic si appoggia così all'angolo alla palla che arriva un po' in ritardo per Raja. Raja si appoggia a Ronaldo, di tacco da Alessandro, è partito Ronaldo, ancora Alessandro, in possesso del pallone, serve CR7 che va al cross di prima. Ultimo calcio d'angolo, prima della fine della partita, la palla che si perde nel loro metà campo, addirittura al 90esimo, l'arbitro potrebbe benissimo fischiarla adesso, invece Nainggolan vuole recuperarla, può andare a fare la doppietta lui, ancora Nainggolan, ancora Raja che resiste con il fisico, col corpo, e addirittura gliela rubano, e poi ancora Nainggolan che fa spallata, l'arbitro non fischia niente, e poi fischia alla fine della partita, indemoniato Nainggolan, anche al 90esimo sul 3-0 per noi. Cristiano ci vuole anche sulla panchina del Portogallo, ma come ben sai a noi dei nazionali non interessano. E adesso c'è il Genoa da andare ad affrontare, una partita in casa, e attenzione perché l'Inter e il Napoli ci pressano tantissimo in campionato. Questo vuol dire che non possiamo permetterci passi falsi e che dovremo giocare ancora una volta con la formazione titolare. Ronaldo sta calando a vista d'occhio, ma finché continua a bollare a me va benissimo. Si gioca allo Juventus Stadium, giochiamo in casa ancora una volta nella nostra fortezza. La miglior difesa è la nostra, insieme a quella dell'Inter e dopo quella del Sassuolo. L'importante comunque è farne tanti e prenderne pochi. Beh, Luca, hai detto niente. Dybala, attenzione, adesso possiamo attaccare a difesa del Genoa, dentro così per Cristiano Ronaldo, Ronaldo la mette giù con il petto e poi fa andare ancora nello spazio Piazza, che è velocissimo, Piazza da lì può andare al tiro, la traversa di Marco. Ronaldo si appoggia a Dybala e poi sempre Cuadrado puntuale, è incredibile come si faccia sempre a trovare pronto Cuadrado, e poi dentro per Dybala che si appoggia fuori da Nainggolan, ma da Ronaldo, Ronaldo il tiro, la parata di non so chi. Boom, la fucilata, ma se quello è Perin è fatto veramente male. Ancora Ronaldo, sempre CR7, largo così, da Paolo Dybala. Dybala vede l'uomo degli assist, l'uomo dei cross, che è Cuadrado, che va sul secondo palo da Piazza, si appoggia a Ronaldo, la toccano tutti gli attaccanti e la palla che va da Perin. Dybala, dentro da CR, largo da Piazza, attenzione, chiesto l'1-2, ancora Ronaldo, Piazza lo viene servito, attenzione, Marco Piazza può rientrare e poi si può appoggiare. Arancia Nainggolan, sappiamo che da lì può far male Nainggolan! Attenzione perché c'è il ciolito Simeone che vuole andare da Rincon, dentro così Nainggolan la strappa via, la palla è ancora lì e poi viene allontanata. Vidal, possiamo ripartire, in contropiede con Piazza, ancora Piazza, vuole puntare Muñoz, Piazza, Piazza, Piazza se ne va, Piazza è il più veloce di tutti, ancora Piazza, c'è Alessandro ma c'è anche Dybala, viene servito proprio lui, dentro così da Ronaldo che si appoggia ad Arturo Vidal, il tiro di Vidal e troviamo il gol con un'azione straripante di tutti i nostri giocatori, soprattutto Marco Piazza che ha servito questo cioccolatino a Dybala per poi andare a trovare Arturo Vidal che con un colpo da biliardo, un colpo sotto, la mette sul secondo palo. Un gol bellissimo, un'azione stratosferica conclusa nel migliore dei modi, conclusa dal numero 23 Arturo il King Vidal. 1-0 anche sul Genoa in campionato, il mister è contentissimo. La va a prendere Dybala, Dybala la stoppa, la mette giù, serve Arturo Vidal, l'autore del gol. Ronaldo la centra avanti, la protegge molto bene, poi si appoggia così a Paolo Dybala, dentro per Nainggolan che la stoppa bene e poi viene travolto da Perine, non c'è il fallo ma Nainggolan rimane a terra. Paolo Dybala dentro così, attenzione perché si butta dentro Arturo Vidal, abbiamo veramente la coppia di centrocampisti più forte del secolo, mamma mia, segnano, fanno assist, Nainggolan e Vidal insieme sono qualcosa di incredibile ed indescrivibile, picchiano, lottano, recuperano, inventano, segnano, fanno sognare, fanno godere, mamma mia, immaginatevela nella realtà, un attacco con Ronaldo e Dybala da una parte, un centrocampo con Nainggolan e Vidal dall'altra. Che polmoni, che piedi, che cuore, tutti a disposizione della nostra squadra, una sola squadra, la nostra bianconera, la nostra Juventus, che deve puntare al triplette. Secondo gol per Vidal in Serie A, secondo gol in questa partita. Ini, largo, così, da Cuadrado, e poi dentro per Bellerin, e poi dentro da Vidal, e poi ci appoggiamo, Dybala, allora andiamo a cercare Piazza, libero, smarcato, là da solo, ancora Marco Piazza, che si accentra, vede i compagni liberi, e serve Cristiano Ronaldo, che invece che il centravanti fa il trequartista, poi Ronaldo ancora dentro la Piazza, la palla che gli ritorna, di prima per Dybala, attenzione Dybala si gira con un numero di magia, Dybala in area, Dybala spara, salve, superin, Nainggolan dentro per Marco Piazza, uno degli uomini più avanzati, dentro così Cuadrado, di prima per Dybala, adesso è la tua occasione e c'è anche il 3-0, anche in questa partita troviamo il 3-0, riusciamo ad andare in vantaggio netto, ragazzi questa azione, questa partita, questa squadra è bellissima, se il Napoli ha il miglior calcio d'Italia all'interno della vera Serie A, questa Juventus se la gioca veramente alla grande e quindi il titolo sarà qualcosa del genere, quindi non prendetevi la tifosi napoletani, sappiamo benissimo tutti che in Italia voi giocate nel modo migliore assoluto, era per invogliarvi ad aprire il video, insomma è YouTube.
Jimenez la recupera. Dentro così per Dybala e poi da Ronaldo. Attenzione, l'imbucata centrale, centrale. Ronaldo, Ronaldo, il capocannoniere della Serie A. Troviamo anche il 4-0. Segna ancora una volta anche Cristiano. Il gol, l'assist, tutti gli attaccanti. N'Golo anche va a esultare. Insomma, quanto detto poco fa lo confermo anche adesso. Il miglior calcio d'Italia lo gioca la Juventus. Nella PlayStation, ma la Juventus. Piazza, dentro così per Paolo Dybala, attenzione, ancora dentro una volta per Marco Piazza, non ho neanche fatto un cambio, non mi sono neanche accorto che era il 90esimo. Piazza vuole rientrare, manca lui alla festa, Piazza prepara il tiro, alto sopra traversa, ma ho chiesto troppo. E finisce qua, ancora una volta una grande prova, una grande dimostrazione di forza da parte di questo 11 titolare, da parte di questa squadra. Dybala, Ronaldo, Vidal, N'Golan, Cuadrado, Piazza, anche la difesa Chiellini da una parte e non mi viene in mente, sto malissimo dall'altra, Jimenez insieme a Bellerini, Alessandro e Donnarumma che tutte le volte ci fa trovare pronto. Scusatemi ma sono veramente distrutto, non pensavo di fare così tanta fatica a giocare, guardate i miei occhi. Non è stata una grande idea registrare questo episodio probabilmente. E parlando di Napoli, la prossima partita è proprio contro di loro ed è quasi uno scontro al vertice, perché se vinco allungo tantissimo, vado a più 7, se invece perdo riapro tutto e sto solamente a più 1. Ed è per questo che vi chiedo di raggiungere immediatamente i 5.000 like se volete un nuovo episodio già dalla prossima settimana, potrebbe essere benissimo martedì. Ragazzi, ci conto, 5.000 like e martedì c'è un nuovo episodio solamente per voi, sperando di stare meglio. Flow like water, so I'm going mainstream.